Nella strategia multibrand del gruppo Acer, Packard Bell è il marchio che ha il design nel suo DNA. In occasione della presentazione della gamma 2010 abbiamo incontrato Alessandro Dell'Io, con il quale abbiamo parlato delle tendenze e dei nuovi prodotti. Alessandro, quali sono i principi fondamentali che stanno alla base della nuova gamma di portatili Packard Bell? Allora, a livello tecnologico i trend sono principalmente tre. Lavoreremo ancora molto per dare lunga durata della batteria per tutti i prodotti della gamma mobility, quindi notebook e netbook. Avremo il touch, l'interfaccia touch sia sulla parte netbook che sulla parte desktop. Windows 7 ci offre delle funzionalità nuove e aggiuntive che ci permettono di sfruttare questa tecnologia in maniera completa, e poi avremo sul mercato anche un crescente interesse per i sistemi 3D. Per Packard Bell il design ricopre un ruolo fondamentale. Quali le novità? Packard Bell ha il piacere di presentare alcune novità importantissime, ad esempio questo prodotto è stato sviluppato insieme con Valentino Rossi, parliamo di un'edizione limitata. Il designer Aldo Drudi, che è lo stesso designer che si occupa delle grafiche della moto di Valentino e dei suoi caschi, ha realizzato per Packard Bell una grafica contenente quelli che sono i due simboli che contraddistinguono il nostro grandissimo pilota, quindi il sole e la luna, il numero 46, il numero con cui corre Vale. Il prodotto è estremamente sottile, leggero, lo commercializzeremo in Italia a partire dalla fine di marzo, quindi in questi giorni, e abbiamo deciso di utilizzare per questo tipo di prodotti processori ultra low voltage Intel, quindi un prodotto che oltre a essere estremamente sottile e anche performante ha una lunga durata della batteria superiore a 8 ore, e lo avremo con 3 giga di RAM, un hard disk capiente, ma soprattutto abbiamo preso la decisione di utilizzare Windows 7 nella sua versione premium, quindi una versione dedicata al mondo dei notebook. Altre novità di prodotto, sempre nell'ambiente mobility, un netbook 11.6 con lo schermo che può essere ruotato, diventa un tablet, ma soprattutto è uno schermo che integra le funzioni touch. Per il resto della gamma, quali sono le novità? I nuovi notebook 14, 15.6 e 17.3 della serie M. Le novità sono legate al design. Gli ingegneri hanno lavorato per rendere il prodotto più sottile, abbiamo risparmiato a seconda della versione tra 3 e 5 mm. Design molto pulito, molto elegante, parliamo di un prodotto mainstream, come mainstream intendo posizionamenti a partire da 599 euro al pubblico. Utilizzo di processori new core Intel ad esempio, quindi altissime performance. Nella versione da 15.6 e 17.3 avremo la tastiera estesa anche con il pad numerico. Il touch è una delle caratteristiche trasversali alla gamma, ci sono altri prodotti che lo integrano? Parlando di touch, un prodotto molto bello è il nostro all-in-one 23 pollici, si chiama One2. Uno schermo estremamente luminoso, anche in questo caso multigesture, soprattutto performance di altissimo livello. Nella versione da 23 pollici, che è uno schermo Full HD, utilizziamo schede grafiche dedicate fino a 1 giga e quindi abbiamo anche la possibilità, ad esempio, di giocare o di avere tutto quanto la multimedialità con delle performance di altissimo livello. Per chi invece fosse interessato più alle prestazioni che alle funzionalità touch? A livello di performance possiamo vedere qui iPower X3.0. iPower è il desktop sviluppato da Packard Bell per i videogiocatori, un desktop che ha un design comunque distintivo, inserti rossi, la possibilità di accendere e spegnere i LED integrati nella macchina, quindi anche un aspetto più aggressivo, che evidenzia immediatamente le performance di alto livello. Qui abbiamo ricavato, così come abbiamo fatto per iMedia Extreme, uno spazio per posizionare il nostro hard disk esterno o il nostro smartphone, per esempio il Liquid di Acer, con anche
la possibilità di passare i cavi e di nasconderli grazie a questo coperchio. In più una maniglia per trasportare il prodotto. Sappiamo che i videogiocatori amano avere il loro computer per poter giocare. Ultima cosa, oltre alla possibilità di alloggiare 4 hard disk all'interno della macchina, abbiamo anche delle slitte che ci permettono di estrarre 2 hard disk aggiuntivi direttamente senza aver bisogno di aprire il nostro PC. In sintesi, Packard Bell punta sulla tecnologia, ma continua ad avere un focus particolare sul design, giusto? Packard Bell ha prodotti altissima tecnologia, ma disegnati per poter essere veramente molto molto belli, preferibili in termini di design, estremamente giovani, estremamente cool. Il prodotto fatto con Valentino ne è un chiarissimo esempio. E questo ci sta permettendo di avere sempre più utenti che preferiscono comprare una macchina Packard Bell.